Una festa della Toscana che torna protagonista con il Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza, i sindaci della Toscana per dimostrare a se stessi quanto siamo stati in grado di fare nel 1786 e quanto oggi è importante il nostro ruolo contro ogni forma di violenza, per dimostrare che a violenza non si risponde con violenza. Siamo stati in grado all'epoca di abolire la pena di morte e dobbiamo essere in grado oggi di contrastare nuove forme di violenza che possono essere verbali, con dei gesti, possono essere mentali, possono essere fatte nei confronti delle persone in tanti modi, e quindi la testimonianza come ruoli istituzionali, che ogni nostro atto, ogni nostra legge, regolamento, ogni azione deve andare per contrastare la violenza, ma per non rispondere a violenza con violenza, per dimostrare che nel recupero, diciamo, rieducativo della persona ci può essere una società migliore. Questa è la Toscana, è terra di diritti, terra che sta in grado di dimostrare a se stessa un grande valore culturale che oggi è chiamata a rinnovarsi nell'epoca moderna, ma sempre a testimoniare quelli che sono i grandi valori della nostra regione.